Hola, questo è cemento. Questa invece è un'automobile. Lui invece è un classico rivenditore di lavatrici. Questo invece è un laboratorio di pasticceria thailandese. Siamo tutti d'accordo col fatto che fanno degli ottimi dolci. Ma se vi dicessi che tutta questa giungla urbana è solo un'illusione? Questa alle mie spalle è una stazione dei treni che da questa cittadina in 10-14 ore vi porta direttamente a Bangkok. E vi potrebbe sembrare una semplicissima stazione dei treni, se non fosse che in realtà è molto di più. Rappresenta una vera e propria linea fisica che separa la città da quello che potremmo descrivere come un luogo incantato. Con Kung Krab. Ah, vuoi provare i miei occhiali? Tieni, prova. Vai, prova. Trai. Wow, sei tu, secondo me stava meglio a lui. Cioè, non è possibile passare da questo a questo. Cioè, come è possibile stare merda natura? Va bene, teoricamente si possono tutto attraversare. Come morire in Thailandia? Così, cioè proprio, dove cazzo sto andando? Per fare video ricordatevi che la prima regola è non smettere di respirare. Ok. Oggi vi porto a esplorare con me questo mondo che, per quanto mi riguarda, non ha proprio senso. Questo è un po' come il ponte per terapia. Divide due mondi. E poi in realtà non saprei nemmeno che dire più se non mostrarvi questa cosa che per me, cioè, veramente non ha senso. E poi all'improvviso vi ritrovate in mezzo alle praterie, con le montagne, i contadini e le mucche. Camminando ho trovato questo carrettino. Mi sa che stanno raccogliendo il fieno per le mucche. Lo vado ad aiutare. Cao. Cao, per le mucche. Ok, te lo mantengo. Ok, adesso la leghiamo. Perché a quanto ho capito, prima ho visto uno di quei... di quei taglia erba a benzina. Quindi loro prima la tagliano, poi la prendono, la raccolgono. Aspetta, ok. A posto? Adesso lo accompagniamo. Andiamo con Che a raccogliere l'erba per le mucche. Comunque posso dire, sta roba pesa una tonnellata. Non so come faccio. È erba, ma veramente era pesante. Aspetta, gli diamo una mano. Ok. Thank you. Usa questo cesto fatto con fili di ferro zincato. Sicuramente sono fatti a mano. Una cosa che ho notato quando ho visto il motorino è il fatto che lui avesse la sella tutta bucata. E il motivo è semplice: ogni volta che ci appoggia sto coso, un buco diverso. Questo invece è il tagliaerba che vi dicevo prima. Probabilmente starà cominciando a pensare che cosa voglio, perché lo sto seguendo. Nel senso, va bene dargli una mano. Però adesso ho visto che ha preso un telo, sta continuando a raccogliere roba, quindi diamogli una mano. Ma quanto è incredibile, un posto così si trova a due passi dal centro città. Adesso lo chiudiamo. Ok, beh, questo carico è molto meno pesante di quello di prima. Okay. No, guarda io. Abbiamo fatto uno scambio di ruoli, mi ha messo proprio a lavorare. Per mia fortuna non è pesante come quello di prima. Ho detto che non è pesante come quello di prima, già mi fa male la spalla. Non lo levi? No, ok. Ma sicuro che regge? Yeah. Ok. In realtà devo andare tutt'altra direzione, però... Perfetto. Te lo mantengo io, non ti preoccupare. Adesso mi sento come la regina Elisabetta, a pace all'anima sua, a cavallo. Allora, l'ho detto più volte. Che prezzo hanno queste esperienze? Cioè, molto spesso, quando si va in un posto, la nostra tendenza è di guardare soltanto le persone. Parlo per i turisti, parlo per i fotografi, parlo per le persone che documentano. Quando in realtà è bello stare con loro, lavorare con loro, fare le cose con loro. Questa è un po', devo dire la verità, una paraculata, nel senso che sono stato 10 minuti con lui. La cosa fantastica sarebbe starci un paio di giorni, un giorno, senza fare nessuna ripresa, niente, e poi assimilato le informazioni giuste, capito effettivamente come fanno, come non fanno. E fare un video. Però solo dopo una parte di apprensione importante fatta sul campo, studiando, stando con loro. In realtà è quasi notte, dovrei tornare nella direzione opposta. Hi. Bene, spero che dopo riesco a fare l'autostop o che qualcuno mi accompagni, perché sono nel nulla. Vabbè, a sto punto diamogli una mano a scaricare tutto. Ma dove devi? Allora ti aiuto, vai.
mi sta facendo andare con lui a vedere quello che immagino sia l'allevamento. Meno male che c'ho le scarpe giuste. Vabbè, ma è un mini allevamento. Ci sono due mucche. Penso sia la mamma e il figlio. Posso? Hanno paura. Comunque, facendo un passo falso. Papam! Beh, sono diffidenti, ci sta. In questo modo riesci anche a entrare in casa delle persone in maniera non invasiva, perché in questo caso gli hai dato una mano, anche piccola, però è apprezzata. Ma tu questo là? Oh, cow. Ah, cow, di là? Ah, ok. Voglio aiutarti a portare... Ok, andiamo. Questo è il sorriso della felicità. Quello era evidentemente casa sua, questo è un allevamento più grande. Mi ha portato qui. Ah, no, 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 ok. Ho detto di non toccarlo, forse è pericoloso. Giungla... allevamento. Ok, evitiamo di prendere un calcio in faccia, eh? È un po' complicato fare le riprese e lavorare con loro, perché mi devo anche preoccupare dove posizionare la camera, fare un attimo tipo il doppio lavoro per, a livello di corse. Però questa cosa so che un giorno cambierà. Ogni volta che entriamo dentro per sicurezza c'è lui che me le sposta, perché si potrebbero agitare un po' come prima. Non sai mai come reagiscono. Go to a pit wang matcha. Ok. A pit wang matcha. Non so dove mi stia portando il fieno, l'abbiamo caricato. Adesso, cosa sono questi? Papere e polli. Questi dovrebbero essere cose da mangiare. Cosa devo fare? No! Ma sono dei dinosauri! E la Madonna! Questi devono essere i pesci gatto che si trovano in questi affluenti. E mi ha regalato anche questa esperienza. Cos'era? Un po' di qua. Fermo. Ok. Very, very first.